Ciao a tutti, oggi seconda parte del video della nostra fata sognatrice. Oggi ci concentriamo sul viso e faremo le braccia e le gambe. Scusate, le mani e i piedi. Oggi però, come ho detto, andiamo a truccare la nostra bambolina. Mi sono attrezzata, come vedete, ora vedo bene, vedete bene anche i passaggi che faccio, perché ieri mi sono resa conto che nell'altro video vedevate soltanto metà di quello che facevo. Una mia amica mi ha detto: "Ma io pensavo che si colorasse tutto alla fine." No, cioè si può colorare anche tutto alla fine, però viene molto più complicato, nel senso si può sbagliare, può dar fastidio certe cose. Io preferisco in questa maniera, perché tolgo la mia stecchina, vedete, tengo la testa nelle mani in modo da avvicinare bene e vedere bene, muoverla bene senza tante altre cose in mezzo che potrebbero dar fastidio. Come vedete, io ho già tagliato. Ho già accorciato una parte di ciglia, ora andremo a accorciare quest'altra parte. Come ho detto, io ho un paio di forbicine che tengo solo ed esclusivamente per le ciglia e non do un taglio netto così, ma vado a sfilare in questo modo. Vedete? In questo modo non vengono le ciglia tutte sfilate e non vengono tutte tagliate nette, che sarebbe brutto da vedere. Quando vi sembra che vada bene la lunghezza, vi fermate. Dovete cercare di farle tutte e due uguali. Ok? Vedete? Ora andiamo a colorare. Allora, prima di tutto io coloro, vedete, questa orecchia è diversa, cioè è messa diversamente, un po' più piegata, perché è quella che andrà sotto. Ora, prima di tutto facciamo le labbra. Io per fare le labbra uso questi colori qua, e sono acquarelli questi. Con un pennello sottile, faccio vedere, vedete, con un pennello sottile vado a fare i contorni della bocca, vado a fare il rossetto, diciamo. Quindi bagno, prendo, non lo voglio fare tanto rosso, quindi faccio. Metto, vedete, un po' di rosso nel bianco e vado a colorare. Ok, e andiamo a come ho detto, io uso acquerelli. Scusate, vedete? Cerchiamo di non sbavare. Ok. E la boccuccia l'abbiamo già fatta. Ora noi gli diamo un po' di colore agli occhi, quindi con questi. Le metto via e con questi avevo una palette, ma scusate, il gatto me l'ha fatto cadere e mi si è rotto tutto. Prendo un altro pennellino,
che uso solamente per questi e vado a dare un colore, decido, glielo do viola. Mi raccomando, quando fate, scaricate sempre il pennello in un po' di carta per non fare troppo marcato. Deve venire, diciamo, una sfumatura in questo modo, vedete? Vedete? Non so se si vede. Ok? Facciamo così anche dall'altro. Appena accentuata, perché questa è una piccolina, eh? Bene. Ora mi vado a disegnare le sopracciglia e prendo una matita sempre acquarellabile e vado a disegnare le sopracciglia. Allora, per disegnare bene, io cosa faccio? Mi prendo una salvietta umida, gli metto, faccio così con la punta e vado a disegnarla. Se sbagliate con gli acquarelli, basta che passate, vedete, se passate questo. E vi verrà cancellato. Per quello che io uso sempre acquarellabili, in modo che si cancella bene senza tanti problemi. Quindi vado a disegnare la. Vedete, in questa maniera. Così. Le sopracciglia danno un'espressione al viso, secondo se volete farla, diciamo, sognatrice in questo caso, ma poi si può fare cupa e quindi la sopracciglia va disegnata in altra maniera. Noi la facciamo in questo modo qua. Ora andiamo a dare il rosso alle guanciotte. Quindi prendo questo colore che l'ho sempre preso da Letizia Bellini. Mi vado a prendere il pennello per le guance, perché io ho il pennello proprio solo per le guance, perché questi sono sporchi di rosso. Se vado a intaccare con altri colori, poi mi viene diverso mi viene diciamo male la guanciotta. Quindi vado a prendere un po' di colore rosso, scarico sempre o nella mano o su un foglio e vado a dare. Vedete, qui mi è venuto tanto, quindi vado a sfumare con questo pennello. Coloriamo. Vedete? Da un po' nel nasino. Vado a sfumare un po' qua. Poi un po' nelle orecchiette. Vedete come già ha cambiato, è bellina. Poi, come sapete, io vado matta per le lentiggini, gli farò pure le lentiggini. Poi voi invece è a vostro piacere. Qui nella punta facciamo un po' più rosso. Anche qua. Così. Poi diamo un po' nelle narici, do un po' di colore, facciamo così, io faccio così, così. Poi prendo il pennello, lo metto un po' in acqua e vado a sfumare. Poi faccio un po' di
vedete, da un po' di appena accennato il nasino. Ed ecco qua, il nostro visino è pronto. Logicamente, quando andremo poi a mettere tutto il corpo, faremo dopo il colore nelle mani, nei piedi e quant'altro, ma il viso è importante farlo da solo, perché potete gestirvi bene il tutto. Poi non ci sono i capelli, quando ci saranno i capelli. E è ancora più difficile poi a ritoccare. Ah, ora facciamo, ho detto che voglio fare le lentiggini. Io per fare le lentiggini uso questo colore. Bagno sempre la punta nella salvietta umida e vedete? Vado a fare perché sapete che le lentiggini non sono molto, sono appena, vedete, non so se si vede, non sono scure scure, ecco quello che voglio dire, quindi sono leggerissime, sono più fini. Devo sempre bagnare la punta per modo di, se no non mi scrive. Vedete? Ok, il mio viso è pronto, ora lo metto a parte. Ora tolgo tutto e iniziamo a fare le mani e i piedi. Vi faccio vedere due, cioè oggi facciamo in una maniera, però io le faccio in due maniere, che questa, per questa bambolina qui la faccio nel modo semplice. Vi faccio vedere cosa intendo. Bene, come dicevo, vi voglio fare, adesso facciamo le mani e i piedi, vedete queste, così, e i piedi. Io li attacco sempre dopo, però si può fare anche, in questo caso qui, si può fare anche il braccio con la mano attaccata. Io li faccio in due maniere. Allora, questa è quando voglio fare le mani un po' più realistiche e ha un procedimento, mentre questo è quando faccio le mani per queste bamboline qua, come i piedini. Questi sono i piedini per tipo questa bambolina qua, vedete? Mentre questa è per quella che dovrò fare, quella grande. Devo dire la verità, a fare i piedi io li facevo in una maniera e mi venivano così così, poi mi ha insegnato sempre Letizia Bellini, che è fantastica, mi ha insegnato a fare i piedi, ha fatto un video per farmi vedere come li faceva lei. Facciamo i nostri piedi e le nostre mani per la nostra fatta sognatrice. Io mi prendo la mia pasta. Vedere dove ho messo la mia bilancia, perché io di solito non mi peso le cose, però vado a occhio, a voi vi dirò il peso. Prendiamo un pezzettino, vado, iniziamo dalle mani. Diciamo, questa è una fattina un pochettino più piccola di questa. Vedete che il viso è un pochettino più piccolo. Come ho sempre detto, non mi è venuto uguale. Logicamente, non è che è proprio
è proprio il fatto che facendole a mano, vedete anche fra queste due c'è molta differenza. Quindi io prendo circa 5 grammi, 5 e mezzo di pasta e faccio la prima manina. Allora, adesso vi faccio vedere il metodo più semplice. Faccio tipo una goccia, vedete, così, poi schiaccio così, schiaccio, e do la forma di questo. La faccio un po' più sottile perché, come ho detto, dopo poi cambia. Vedete? In questo modo, liscio. Questo mondo, okay. Certamente che questa è enorme, dopo va tagliata. Ok, ora prendo le forbici. E facciamo il ditone, quindi iniziamo da una parte, però dopo dobbiamo sempre tenere conto quando facciamo l'altra, la parte giusta. Faccio così, lavoro. Ok. Ora do la forma. Dovete sapere che questo dito qua è il più lungo. Quindi adesso facciamo così e così. Vedete? Modo, poi con un attrezzo che è tondo vado a sottigliare un po' la parte delle dita e taglio in mezzo e facciamo le altre quattro e iniziamo a modellare, diciamo, a togliere l'eccesso. Ecco qua la prima manina. Adesso andiamo a rifinire il tutto. Io ho questo tipo di uncino sempre preso da Letizia e mi vado a mettere a posto le mie ditina, vedete? Questo poi bagno nell'acqua. Per togliere, diciamo, i brutti segni. Ecco qua.
e questa sarà la mano che va sotto. Se vedete che è grande, ne togliamo un po' di qua e di là, in questo modo lisciamo. Questa è quella più semplice, cioè proprio diciamo da fatta. Ok. E vado a sottrarre vedete gli do già la forma, vedete? Guardate come l'ho messa sotto questa, col ditino in su, ok? E questa è già la prima manina. Poi andiamo a lisciarla con la crema per togliere le imperfezioni in questo modo. Prendiamo uno stuzzicadente e vedi, cerco di assottigliare bene qua sotto. Ne taglio un po' perché è troppo lungo. E questa è una manina già fatta. Andiamo a rifinire bene il dietro. E la mettiamo ad asciugare in questo modo qua, vedete? Ora facciamo l'altra. Vabbè, faccio l'altra, non vi sto a far vedere perché dobbiamo fare, abbiamo fatto questa parte qua e ricordatevi che dobbiamo fare quest'altra parte. I due ditoni devono combaciare questa e questa in questo modo, vedete? Quindi l'altra mano avrà il ditone da questa parte qua. Ora faccio vedere come fare il piede. Prendo sempre un po' di pasta. In questo caso ne prendo, vediamo. Facciamo 5 anche di questo, 6, 5 o 6 va bene, tanto poi viene tolto. Allora, faccio pallina, faccio goccia, in questo modo, prendo forbici,
taglio il pezzo in questo modo e vado a fare un piede che è simile come ho fatto la mano, ma vi faccio vedere, qui deve essere, vedete, io stringo e porto giù, stringo e porto giù e poi faccio dove è il tallone. Poi con un attrezzo tondo, questo faccio lo scavo dove va il ditone, quindi già do, facciamo da questa parte qua, già do il verso, vedete, da più inclinato qua e più alto qua, quindi questa sarà la parte del ditone e do in questa maniera, vedete, ok. Assottiglio un po' la nostra caviglia, mi bagno le mani. Quindi abbiamo detto che questo sarà questa qua, questa qui, quindi dobbiamo dare la nostra posizione, vedete, di come verrà questo piede qua, in questa maniera. Ecco, vi ricordo che purtroppo i piedi e le mani sono la cosa più difficile, almeno per me. Non mi vengono sempre bene, tutte le volte li devo rifare 2000 volte. Ok, anche qui faccio sottile, poi con una stecca così faccio, delineo dove devo fare le dita, vedete, in questa maniera, e taglio questo ditone, lo lavoro. Andate la mia stecchina sottile, questo vabbè, facciamo con questo, schiaccio un pochettino e vado a tagliare le dita, le altre dita, quindi faccio una, vedete, e qua sono quattro, vado a arrotondare un po' e le vado a sistemare in questa maniera. Ecco, allunghiamo un pochettino, prendo un pennello di silicone e le vado a sistemare.
Bene, ora mettiamolo su siccadente e facciamo ad asciugare anche questo. Quindi il ditone grosso deve combaciare con l'altro. Non vi sto a far vedere perché altrimenti viene un video molto lungo. Il procedimento è sempre uguale. Poi potete lasciare anche lo stecchino questo perché tanto è sdraiata, quindi va benissimo. Gli diamo già la forma in questo modo, vedete? Ok, e lasciamo ad asciugare. Se poi questo sarà più lungo, si può tagliare anche dopo, eh? E lasciamo asciugare anche questo. Domani si può già mettere tutte e due, si fa le gambe, si fanno le braccia e il corpo e poi già possiamo metterla in posizione. Quindi io spero che questo video, anche questo, sia stato abbastanza chiaro. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla terza parte del nostro video per completare. Se non completare, comunque arrivare quasi alla fine della nostra fata sognatrice. Ciao!